Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Naturopatia Quantica. Qui con me, come sempre, al mio fianco la dottoressa Ivana Ferraro. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Ve lo ricordo, Ivana è naturopata ed esperta in benessere e bellezza. Con lei parleremo di quelli che sono i principi su cui si basa appunto questa disciplina olistica. Secondo la quantistica, la salute di ciascuno di noi si basa su un perfetto equilibrio psicofisico. È così, dottoressa? Certo. Quindi con lei inizieremo a parlare di quello che è il check-up energetico e informazionale con la tecnologia quantistica. Bene, buonasera a tutti, mi presento, io sono naturopata e mi occupo da 20 anni di benessere, e di salute e di bellezza. Oggi sono qui con Telecolor nei miei studi, nel mio studio a Gorgonzola, dove svolgo quotidianamente la mia professione e sono qui da 20 anni. Ecco che ho abbinato la salute e la bellezza integrata con la quantistica e oggi parleremo di check-up energetico e informazionale per andare a riequilibrare tutti quei disagi psicofisici ma che anche poi sostengono la crescita personale degli individui. Dopodiché parlerò della bellezza come aspetto conclusivo del benessere ed ecco che adesso vorrei presentarvi la tecnologia. Dottoressa, questa quindi è la tecnologia con cui avviene il check-up energetico, ce ne parla? Esatto, esatto. A questo punto vi presento questa tecnologia con la quale si eseguono il check-up energetico ed informazionale e ho abbinato la quantistica in tutti gli ambiti, per cui per il riequilibrio psicofisico, per cui parliamo di dolori di tipo fisico, per cui anche muscolari, osteoarticolari, infiammazioni di vario genere, reumatismi, gonfiore all'addome, piuttosto che spossatezza, mal di testa, insonnia, tutto ciò che in qualche modo ci infastidisce durante la giornata e che chiaramente se non è preso in tempo può diventare un fattore che si cronicizza e sviluppare anche patologie. Ed ecco che andando a lavorare preventivamente andiamo proprio a dare un riequilibrio e un benessere generale all'individuo. E oltre a questo, diciamo, riequilibrio psicofisico, parlando chiaramente di problematiche fisiche, possiamo anche andare a trattare invece quelli che sono invece i disturbi di tipo mentale, emozionale, emotivo, per cui l'insicurezza, oppure la mancanza di autostima, oppure la tristezza, l'insoddisfazione, che è una condizione che in questi periodi io vedo che è molto molto ricorrente, che le persone abbiano un senso proprio profondo di insoddisfazione. Ecco che attraverso l'indagine energetico ed informazionale andiamo a verificare dov'è la causa di queste anomalie, chiamiamole anomalie. Ecco, le cause in cui si annidano normalmente queste situazioni sono 4, per cui si annidano nell'ambito mentale, emozionale, fisico, energetico, ma soprattutto anche a livello animico, per cui io vado a trattare l'individuo non soltanto limitandomi a trattare il corpo fisico, ma si esegue qualcosa di molto più profondo, andiamo proprio a fare una verifica di tipo animico, spirituale, molto più profondo. Allora, vediamo come cosa consiste la lettura dell'indagine. Ecco, il check-up quantistico inizia in questo modo, per cui la cliente appoggia i suoi piedi a piedi nudi, appoggia i piedi sulla piastra, che funziona da lettore, per cui legge le risonanze chiaramente diciamo, dell'individuo, ok? E la stessa piastra è connessa a un generatore di frequenze che a sua volta, attraverso l'utilizzo dei manipoli che l'assistito tiene in mano, andiamo a correggere le eventuali distorsioni proprio elettromagnetiche. Questa è la fase di lettura ed è molto importante perché la tecnologia va a leggere, va ad individuare circa 110.000 risonanze e 110.000 frequenze di cui siamo fatti nell'arco di 8-10 minuti. Come ripeto, andiamo a verificare la causalità del disagio attraverso le quattro aree che ho citato prima, che
che, ripeto, nel frattempo che la signora Lina sta facendo l'anamnesi, sono di tipo mentale, emozionale, energetico oppure animico spirituale. Ok, dopodiché si va a verificare la causalità e immediatamente si fa una correzione delle frequenze distorte. Cosa intendo per frequenze e cosa intendo per informazioni? Noi siamo fatti di questo. Fondamentalmente il nostro corpo fisico è diciamo immerso in un campo di energia, in un campo elettromagnetico che è ricco di informazioni ed è ricco di frequenze. E attraverso un'attività mentale che svolgiamo chiaramente quotidianamente, perché noi pensiamo, produciamo circa 60.000 pensieri al giorno, per cui pensiamo sempre, e attraverso degli schemi che abbiamo acquisito durante la nostra crescita, per cui nell'ambito sociale, familiare, educazionale, scolastico e quant'altro, spesso non siamo esattamente noi stessi, perché è come se avessimo incamerato qualcosa che non ci appartiene. Perché? Perché l'individuo è influenzabile, è sempre connesso chiaramente con il mondo esterno e il mondo esterno ci influenza. Ed ecco che spesso queste credenze vanno a sviluppare anche dei pensieri che non sono utili, ma sono pressoché depotenzianti, sono passivi. E questi pensieri a volte che sviluppiamo, noi non ci rendiamo conto del danno che ci creano. Sto parlando chiaramente di pensieri inutili. Ma ahimè, gli stessi pensieri depotenzianti vanno ad influenzare proprio questo campo elettromagnetico che a sua volta poi si dirige verso il nostro corpo fisico e mentale. Ed ecco che grazie a un pool di scienziati che ha creato un vero e proprio una grossa ricerca, voglio dire, perché abbiamo 40 anni di esperienza e 6 milioni di casi dove abbiamo potuto certificare scientificamente le potenzialità di questo macchinario. Oggi anche in Italia viene usato, siamo agli inizi, siamo agli albori, è vero, perché comunque all'estero è routinante usare la tecnologia quantistica per fare prevenzione e curare. In Italia, negli ultimi periodi, fortunatamente stiamo avvicinandoci sempre con maggiore interesse a questa nuova metodologia di, chiamiamola, autoguarigione, e si hanno dei risultati assolutamente brillanti. Io ho diverse testimonianze che potete anche andare a verificare sul mio blog piuttosto che su Facebook. Potete trovarmi come Ivana Ferraro, Coach Quantico. Andate a verificare le testimonianze, che sono comunque degli ottimi supporti anche per voi. Tornando all'apparecchiatura, dopo circa 10 minuti abbiamo il quadro della situazione e immediatamente, come ripeto, c'è una correzione. La correzione di quei disequilibri, come dicevo prima, che vengono proprio fortemente influenzati dall'attività mentale. Per cui la qualità dei pensieri è una motivazione, è la principale motivazione per cui tanti disequilibri psicofisici avvengono. Per cui a questo punto l'individuo fa la sua sessione e diciamo che nell'ambito di questo check-up io ho creato un mio metodo con il supporto del coaching. Che cos'è questo supporto? Diciamo è un metodo innovativo dove in realtà si prende per mano l'individuo per poter ottenere una trasformazione reale di quella che è la vita nell'ambito della quotidianità, ma soprattutto per andare a riequilibrare i suoi disagi. E a fronte di questo miglioramento poi l'individuo stesso, quando sta meglio, per cui ha degli evidenti miglioramenti, e questo si possono notare già dopo le prime sedute, parliamo di circa 6 come diciamo trattamento iniziale, possono già bastare 6 sedute per dare dei grossissimi miglioramenti. Ecco che l'individuo è più forte, è più sicuro di sé e dunque può intraprendere la sua crescita personale.
La crescita personale, che cosa intendo per crescita personale? Quelle aree in cui l'individuo è immerso, per cui parliamo dell'area professionale, dell'area finanziaria, dell'area delle relazioni e anche nell'ambito dell'area proprio del fisico, della struttura fisica, del benessere anche estetico, ma anche del corpo stesso. Ivana, parliamo di una vera e propria riprogrammazione mentale, la possiamo definire così, anche fisica? Parliamo di una reale riprogrammazione sia a livello biologico e di conseguenza anche mentale, assolutamente, sì. Attraverso le sessioni, con il supporto del coaching, io ho dei protocolli che ho studiato attraverso i miei studi, le mie ricerche, dove proprio porto l'individuo ad una trasformazione, per cui eliminiamo quegli schemi mentali che sono inutili e riproponiamo nuove modalità di vita, che cambiano veramente la qualità di vita delle persone, assolutamente. Quali sono i maggiori disagi fisici e mentali che si riscontrano quotidianamente, che lei vede appunto nei suoi pazienti? Allora, spesso venite qui con problemi di mal di testa, emicranie, dolori muscolari, dolore alla schiena, male al collo, ronzii, stanchezze. Già al mattino vi alzate e siete molto stanchi, dunque si fa molta fatica ad affrontare il giorno, poca pazienza, poca tolleranza, poca voglia di fare le cose, poco entusiasmo, che sembrano delle banalità, ma in effetti trasformarle cambia completamente proprio il quadro della vita delle persone. E possiamo spaziare dall'insonnia, da problemi anche legati alla leadership, per cui all'autostima, soprattutto nei giovanissimi. Io vedo nei ragazzi tra i 13 e i 14 anni che magari soffrono anche di acne, per cui il problema pelle, che chiaramente ha senso poi fare un check-up quantistico anche nell'ambito della bellezza. Quando si tratta un problema pelle è coerente fare un check-up, che non è soltanto limitato ai dolori psicofisici o mentali, ma è anche rivolto a chi magari ha delle imperfezioni cutanee sul viso. Parlo di inestetismi come rughe precoci, oppure perdita di tono della pelle, o acne, o rosacea, oppure anche dermatiti cutanee, alterazioni proprio del tessuto cutaneo. Ad esempio, ho avuto una cliente che aveva sulla mano destra come una bruciatura. In realtà è stata diagnosticata come dermatite topica. E, bene, cosa abbiamo fatto? Io semplicemente l'ho trattata col check-up energetico ed informazionale, e siamo andati a individuare la causa di questa dermatite, che era poi su un meridiano molto specifico. C'era dietro tutto un discorso emozionale che era anche, diciamo, del passato, molto passato, che uno dice: ma come? E sì, possono riemergere le emozioni non elaborate, non definite e lasciate un po' in sospeso. Sappiate che possono in qualche modo insorgere a distanza anche di 10-20 anni. E dopo 2 settimane di trattamento, poi potrete visionare le fotografie sul mio sito, abbiamo ottenuto l'80% di miglioramento, per cui la pelle non era più pruriginosa, non era più secca, che dava proprio un terribile fastidio, non poteva toccare l'acqua, c'erano dei disagi molto importanti. Questo è uno dei tanti esempi che vi posso fare per andare a trattare, per parlare dell'organo pelle. Per rispondere e completare la sua domanda, a livello mentale si trattano anche le spossatezze, perdita di memoria, magari anche quei tratti caratteriali dove c'è molta tensione, molto nervosismo. Si fa proprio a riequilibrare. Parliamo di benessere, e cosa vuol dire? Vuol dire proprio andare a porre un equilibrio in modo tale che l'individuo possa centrare su se stesso, possa proprio attivare le sue risorse. Ecco, andiamo proprio, quando parlo di trasformazione parlo anche di questo, vado a tirare fuori il meglio delle persone, che è in ognuno di noi, fortunatamente. Ivana, che importanza ha lo stile di vita che ciascuno di noi assume in questa fase di riequilibrio fisica e psichica, diciamo? Beh, allora, intanto l'indagine del check-up energetico non è soltanto limitato a questo, anche se è già moltissimo, direi,
però io ho un po' spaziato, nel senso che ho unito molto del mio know-how, della mia esperienza di 20 anni di professione, e chiaramente ci sarà anche un'intervista dello stile di vita e anche un'intervista dello stile alimentare, che non significa stravolgere nulla, ma semplicemente dare dei sani consigli in base alle proprie caratteristiche, per cui le proprie abitudini, in modo tale che si inizi un approccio molto soft e delicato, e pian piano poi le persone si adattano a una nuova programmazione. Per cui lo stile di vita è fondamentale, che non significa divieti, perché io sono contro i divieti, ma significa un po' di tutto, ma con il giusto equilibrio. Per cui io vedo che c'è poca informazione a come gestire, che ne so, la colazione, il pranzo, la cena. A volte non si conosce banalmente come abbinare i cibi, ed ecco che in questo caso, quando vedo che c'è una scorrettezza, io vi preparo un programma alimentare che è coerente con gli abbinamenti, perché hanno comunque dei processi biochimici e anche legati alla stagionalità e soprattutto ai prodotti territoriali. E questo parlo dell'alimentazione. Per quanto riguarda il resto, l'indagine è molto vasta e chiaramente non possiamo approfondire tutte le domande che magari vorrebbero sentire gli spettatori, ma ve ne posso citare una. Ad esempio, un'importante domanda che faccio nell'ambito dello stile di vita è come si dorme la notte. Ad esempio, per i soggetti che hanno dei problemi durante la notte, per cui magari si svegliano per l'ammensione notturna, perché c'è uno stato di agitazione in corso, ecco che il check-up e la riabilitazione con la correzione frequenziale informazionale è di estrema validità, perché ho dei risultati dopo 2-3 sedute incredibili. Che cos'è invece il campo morfogenetico? Allora, questo è un servizio aggiuntivo che abbino quando chiaramente necessita. Io mi avvalgo anche della Matrix, per cui lavoro sul campo morfogenetico, per cui sul campo elettromagnetico, attraverso una tecnica molto particolare che chiaramente mi ha insegnato un maestro, tra l'altro molto noto, vi dico anche il nome, che è Richard Bartlett. E questa tecnica è molto potente, viene fatta in uno stato di coscienza alterata, e si entra proprio nell'ambito del nostro campo, dove ci sono tutte queste informazioni. E ad esempio, nei casi dove magari dobbiamo trattare delle problematiche anche delle vite precedenti, perché si parla anche di questo, se ritengo opportuno inserisco anche questo servizio, sì. Benissimo, la quantistica viene abbinata anche all'estetica. Sì, io ho abbinato la quantistica anche all'estetica, che è sempre stato un servizio che io nasco dall'estetica, e ho sempre eseguito questo tipo di servizio con una logica, per cui andando sempre a verificare le alterazioni del nostro corpo, del nostro pianeta pelle, attraverso un'indagine morfologica. Ed ecco che già con questo sistema avevo avuto dei risultati notevoli, ma con l'abbinamento della quantistica e con il check-up, come dicevo prima, ha senso quando si vuole correggere un inestetismo di qualsiasi tipo, principalmente fare un'indagine biologica, per cui come stanno le nostre cellule, come mai c'è l'acne, qual è il problema emozionale che ha alterato questa acne. È vero, un problema di tipo ormonale, perché tipicamente nella maggioranza dei casi è così, però quell'alterazione endocrina, la cosa è causata, e guardate che il 90% è di tipo emozionale, per cui si fa prima l'indagine e poi la correzione, per cui vedete che si può trattare veramente tutto. Una cosa interessante che ci tengo a dirvi è che questa tecnologia è abbinabile anche in quei soggetti dove stanno eseguendo delle terapie farmacologiche, anche su patologie molto gravi. E non vanno ad interferire assolutamente, anzi ho già qui diversi clienti che hanno scelto di proprio unire sia la terapia farmacologica alla quantistica, per chiaramente abbattere un pochino tutte quelle controindicazioni che crea il farmaco,
ma anche quelle alterazioni fisiche, tipo perdita di capelli o mancanza di energia, dove in effetti questo si limita moltissimo attraverso la compensazione dei due trattamenti. Poi può essere usato anche per gli animali, di qualsiasi tipo di animale. In una trasmissione la Barbara mi ha accompagnato dimostrando un pochino cosa è accaduto, proprio in special modo al mio cagnolino, che non è stato bene, e gli ho fatto un check-up energetico come se fosse al posto della signoralina, e il cane è stato benissimo. Per cui è molto vario. Perché? Perché parliamo di biologia, per cui parliamo di tutto ciò che è vivente. Ivana, possiamo dire dunque che la nostra salute, il nostro aspetto fisico è ampiamente influenzato dalle nostre emozioni, dalla nostra sfera mentale? Beh, direi di sì, è abbastanza chiaro. E tra l'altro c'è una sessione molto bella, dico molto bella perché è l'aggettivo che usate voi, è bella perché andiamo proprio a migliorare, a trasformare la qualità dei vostri pensieri ed è importantissimo. Guardate che, anzi, vi invito a fare una cosa, prendete carta e penna, fatelo subito. Alla fine di questa trasmissione provate a stare in un momento di relax e stilate un quadro generale dei vostri pensieri che producete durante il giorno, partendo dal mattino. Che cosa pensate dentro di voi, nel vostro silenzio, quando vi alzate? Scrivete a cosa pensate, la qualità dei vostri pensieri qual è? E date una votazione a questi pensieri da 0 a 10. 0 è un pensiero pessimo e 10 è un pensiero brillante. Fate un quadro clinico di questa cosa, poi se avete bisogno di qualche informazione potete anche chiamarmi per questo, perché vi do anche delle informazioni tranquillamente, anche sulla base di cose che magari volete chiedermi telefonicamente. Vi do la mia assistenza più che volentieri. Ivana, quando parliamo di acqua informata, che cosa intendiamo? Ecco, sulla base degli studi e delle ricerche che ha fatto il noto Masaru Emoto, io inserisco l'acqua sulle piastre, cioè comunque nelle bottiglie anche di vetro, di plastica, sia che me le portiate qui oppure direttamente nello studio. Qui ci sono due piastre di acciaio dove si informatizza l'acqua di quella frequenza che può fuoriuscire dai manipoli oppure per via uditiva o visiva, che sono altri, diciamo, strumenti a disposizione. L'acqua informata fa molto bene e in base a quello che necessita la persona si informatizza l'acqua e poi la può bere nei giorni successivi. E questo si può fare anche delle informatizzazioni per l'acqua per gli animali o anche per le piante. Nei suoi trattamenti ha inserito anche le campane tibetane. Esatto. Le campane tibetane, qui ho davanti l'esperta che molto gentilmente si è dedicata a fare la modella. E Lina, lei è un'esperta, e cosa accade? Nel momento in cui, come dicevo prima, ci sono dei soggetti che hanno bisogno non soltanto di limitarsi a determinati servizi o sessioni, magari hanno bisogno di un'aggiunta tipo la Matrix, oppure addirittura fare un massaggio energetico con le campane tibetane, ed ecco che diventa una reale prescrizione ed ho il piacere di presentarvi Lina che oggi vi darà un accenno di quelle che sono le sue esperienze e la sua professione. E qui con noi abbiamo appunto Lina Rossini, che è operatrice del massaggio sonoro con le campane tibetane, che ora ci spiegherà come funzionano. Lina, innanzitutto partiamo spiegando a chi ci segue da casa che cosa sono le campane tibetane. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, sono molto felice di essere qua e di parlare di questa tecnica del benessere. Innanzitutto, queste sono delle campane tibetane armoniche e possono essere anche chiamate ciotole e sono degli strumenti antichissimi perché addirittura si trova testimonianza di oltre 3.000 anni fa, di una cultura pre-buddistica, sciamanica. Hanno poi continuato in tutti i paesi dell'Asia, soprattutto di stampo buddistico, ad essere usati in un contesto spirituale, quindi durante il canto dei mantra, delle preghiere, dei riti sacri. E per noi sono importanti nel nostro passaggio in Occidente perché sono diventate una cosa ancora più grande, in quanto da qualche decennio ormai si sta studiando il potere del suono e della vibrazione. E vedremo dopo quanto sono importanti col loro suono armonico, perché queste, come vi dicevo prima, sono
delle campane armoniche. Cosa vuol dire? Che hanno il loro suono fondamentale, ma hanno anche tutti gli armonici. Per cui noi lavoriamo sulla persona durante un trattamento di massaggio sonoro con dei suoni completamente armonici, portando l'armonia e il benessere tutto attorno alla persona e direttamente sulla persona. Qual è l'effetto del suono durante il trattamento di un massaggio sonoro? Allora, il suono, innanzitutto dobbiamo dire che tutto l'universo vibra, ogni cosa è suono. Il suono vibra ovunque, noi siamo suono, fino alla nostra ultima cellula. E volevo farvi vedere questo piccolo esperimento tanto per farvi comprendere quanto il suono e la vibrazione ha un potere su di noi, sul nostro corpo, sulle nostre emozioni. Ho riempito questa ciotola di acqua e vedremo, sfregando la campana, ciò che avviene semplicemente col suono e la vibrazione. Per cui io semplicemente sfregando la campana e producendo un suono, mettendo in vibrazione la campana, posso vedere che piano piano l'acqua comincia a muoversi. E man mano che io aumento l'intensità del suono, vedete l'acqua che zampilla, si muove. Questo non è magia, ma è semplicemente fisica. Ecco, questo tanto per far vedere senza bagnare tutto. Questo è un semplice esperimento che dimostra, noi ad esempio siamo per oltre il 65% acqua nel nostro corpo, quindi immaginate quando noi utilizziamo il suono di questa campana che è armonico sul nostro corpo, cosa avviene nel nostro corpo? Ogni nostra singola cellula viene irrorata. C'è una reazione a catena perché la chiave è l'armonia. Avendo un suono armonico, per un effetto di risonanza, io produco nell'armonia nell'altro corpo con cui vado a lavorare. Ma vediamo come avviene un massaggio sonoro con le campane tibetane armoniche. Innanzitutto io non tocco la persona, ma il lavoro viene fatto unicamente col suono e con la vibrazione di un set di campane. Ed è un vero e proprio massaggio sul corpo della persona, perché si parte posizionando le campane direttamente dalla parte inferiore del corpo, quindi la campana viene appoggiata sul corpo e si comincia a farla suonare. E innanzitutto per far suonare la campana può essere colpita, quindi già arriva la vibrazione attorno alla persona, oppure può essere fatta vibrare in questo modo. Quindi già cominciamo a creare nella persona una sorta di bagno sonoro, di bagno di vibrazioni. Cominciamo a creare uno stato di coccole sonore. E poi cominciamo il nostro vero e proprio massaggio, per cui andiamo a lavorare cominciando dalle caviglie, riproduciamo proprio la vibrazione, che ripeto è importantissima, la chiave di tutto questo è che la vibrazione è armonica. Quindi noi diamo delle informazioni a ogni cellula del corpo di armonia per un effetto di risonanza, ok? E man mano procedo salendo, quindi farò tutta la parte inferiore, prima una gamba, poi l'altra. Fino a trattare proprio tutto il corpo. Lavoreremo sulla parte davanti, ma anche poi successivamente facciamo girare la persona e lavoreremo su tutta la parte esterna. Il trattamento in sé dura 45 minuti, al massimo un'ora, e la cosa importante è quello che si riesce a ottenere per un effetto di risonanza, proprio l'armonia della persona, un benessere psicofisico della persona, per cui la persona entra in uno stato di quiete, di rilassamento, di benessere.
anche a livello emozionale, ogni emozione si quieta, si calma, si rilassa. Si lavora molto anche sui blocchi fisici, dove ci sono delle contratture proprio causate da emozioni forti, da pensieri non positivi, da angosce che molto spesso incrinano la persona. Per cui è un lavoro che viene fatto veramente su più livello, su più livelli, scusate, partiamo da un livello fisico per cui si riesce a far rilassare la persona, migliora anche il sonno, c'è una quiete interiore, una lucidità mentale, si riequilibrano i due emisferi, fino ad arrivare in piani anche più sottili, perché con le campane riusciamo a lavorare anche su dei blocchi energetici che troviamo durante il lavoro. Quindi a sciogliere questi nodi energetici, e molte volte le persone si addormentano in modo molto semplice e veloce, facendo dei sospiri addormentandosi, oppure possono esserci delle reazioni anche di riso, di confronto, di pianto, anche dopo la fine di un intervento, la voglia di parlare, di quello che si è sentito. Quindi è veramente un trattamento che mette in gioco e innesca tanti meccanismi, ma che fondamentalmente riporta la persona a uno stato di armonia. Io ho beneficiato di questo massaggio sonoro anche se non in prima persona, Lina. Da poco ha avviato anche un importante progetto con alcune strutture ospedaliere, ce ne vuole parlare? Sì, certo, è iniziato tutto un anno fa quando sono andata in un istituto d'Ognocchi, per l'esattezza l'istituto della Sequoia di Legnano, che saluto tutti calorosamente. Ho iniziato a fare trattamenti come volontaria a tutti i degenti disabili presenti all'interno della struttura e anche gli operatori. Ed è stata una cosa che ha avuto molto successo, hanno visto benefici sui degenti, sugli stessi operatori, per cui mi è stato chiesto di fare un vero e proprio progetto. Il progetto è stato da poco approvato, partirà a gennaio, per cui da gennaio, grazie anche all'Associazione Amici della Sequoia e alla Fondazione Dognocchi, lavorerò in tre strutture della Fondazione Dognocchi su Legnano, proprio utilizzando il trattamento sonoro con le campane tibetane direttamente sui degenti e sugli operatori stessi per il loro benessere. E dopo questa bella dimostrazione con le campane tibetane con Lina Rossini siamo giunti al termine di questa puntata. Ivana, concludiamo appunto questa trasmissione con quale messaggio? Allora, un messaggio molto importante che ci tengo molto, possiate proprio raccogliere nel vostro cuore: datevi fiducia e date fiducia a chi ha competenza e professionalità in questo settore, che in realtà più che professione è una vera mission, perché i risultati esclusivi, se volete, perché tutto parte da voi, potete ottenerli anche in tempi molto molto rapidi. Datevi fiducia e iniziate un percorso di trasformazione, perché se continuate a fare quello che fate sempre otterrete sempre gli stessi risultati. Vi aspetto. Benissimo, ringraziamo Ivana Ferraro e Lina Rossini per essere state con noi. Arrivederci. Yeah.